mm-hmm Una gamma importante per noi a Duncan Taylor è la gamma del whisky blend di Black Bull. Questa, questo whisky è entrato sul mercato nel 1864, però non era inizialmente chiamato Black Bull. È fondato da un mercante di vini nella città portuale di Scozia di Danby. E nella città portuale, in quell'epoca erano insalubri, c'erano tante malattie che arrivavano con le navi, la tifo, tante cose. Così lui si è spostato fuori dalla città, ha comprato un tenuto in campagna. Hanno cominciato lui l'allevamento di bestiame di una nuova razza, Abadinangas, e ha avuto un campione chiamato pride of the north il suo primo whisky era chiamato pride of the north e uno dei primi whisky con l'etichetta di carta e sopra sull'etichetta c'erano l'immagine del suo toro campione però lui aveva un problema il problema è che c'erano tanti nella città in città operaia che erano analfabete e così non compravo il pride of the north però al negozio chiedevano un whisky con l'etichetta col torro dammi una bottiglia del whisky black bull così nel 64 lui ha detto basta smetto col pride of the north cominciamo col black bull e lui per distinguere i suoi prodotti dai tanti altri ha messo dentro sempre un percentuale elevato del whisky di Puro Malto, il whisky più pregiato, più costoso e anche imbottigliata a gradazione alta, 50 gradi. Quando noi a Duncan Taylor abbiamo rilanciato la marca nel 2002, siamo stati fedeli a quelle principali del nostro fondatore. Dentro la gamma c'è un minimo di ogni bottiglia 50% di whisky di pure malte. Non è come i whisky di supermercati. Il eh, whisky di pure malte è costoso e per risparmiare due lire loro mettono meno. Noi sempre elevati, minimo 50% gradazione sempre lo solito 50 gradi e senza colorante senza filtrazione puro naturale abbiamo una gamma di black bull che va dal Kylo, che è un mente senza età un whisky di 8 anni 10 anni questo è un whisky di 10 anni, invecchiato doppio invecchiamento, secondo invecchiamento nelle botte del RUM. Il whisky flagship, il 12, super premiato, 20 premi nel tutto il mondo. Un whisky di 21 anni di invecchiamento, 30 anni di invecchiamento, e anche in diversi imbottigli, imbottigliamenti di 40 anni il nostro 40 anni è vincitore due volte del migliore blend nel mondo nel 2012-2017 una gamma esclusiva, perfetta per gli intenditori di single malt che è un blend super premiato mm -hmm.